Yu-Gi-Oh! Speed Duel Starter Dex! Chuck! Presentazione! Benvenuti, Tubers! A questo primo video dedicato a Yu-Gi-Oh! Speed Duel, la grande novità che Konami ci propone per il 2019. Gli Starter Dex con Yugi e Kaiba in copertina in primo piano, sempre loro, sono il primo prodotto che Konami ha deciso di proporci per introdurre questa nuova modalità di gioco di Yu-Gi-Oh! Che si chiama per l'appunto Yu-Gi-Oh! Speed Duel ed è basato sul gioco online Duel Links, da cui prende tutto quello che è il regolamento. C'è chi di voi sa già di cosa stiamo parlando, chi ha visto il prodotto magari in qualche negozio, magari online, e si sarà chiesto di cosa si tratta, chi magari, ma penso siano in pochi, non lo hanno ancora visto. Allora andiamo a vederlo insieme, questo nuovo prodotto, questo nuovo gioco, anche se è un gioco che un po' già conosciamo ovviamente. Partiamo dalle carte che si utilizzano per giocare a Yu-Gi-Oh! Duel Links. Abbiamo quattro tipi di carte. Abbiamo le carte mostro, le carte magia, le carte trappola e le esclusive skill cards, in italiano carte abilità. Carte esclusive per Yu-Gi-Oh! Speed Duel, carte che ti permettono di trasformarti nel tuo personaggio preferito di Yu-Gi-Oh! E di sfruttare delle particolari abilità durante la tua partita. Una particolarità che hanno le carte di Yu-Gi-Oh! Speed Duel è che ogni carta è marchiata, ha il logo Speed Duel stampato nella parte bassa dove c'è il testo della carta, e questo sta a significare che per giocare a Speed Duel si possono utilizzare solo ed esclusivamente le carte con questo logo, con questo marchio. Le carte però di Speed Duel si possono tranquillamente utilizzare per il gioco di Yu-Gi-Oh! Classico. Questa è la regola che c'è in questo momento, non sappiamo se poi Konami deciderà una regola diversa, però al momento la regola è questa. Quindi per giocare a Speed Duel le carte devono avere il logo Speed Duel. Due, le carte con logo Speed Duel le potete usare nelle vostre normali partite di Yu-Gi-Oh! E la partita si gioca partendo da 4000 life points, non 8000 come il gioco classico di Yu-Gi-Oh! E come sempre l'obiettivo è mandare a zero i life points del proprio avversario. E detto questo, andiamo quindi a scoprire insieme il contenuto di questi starter decks, quello con Yugi in copertina e quello con Kaiba in copertina. E vi anticipo già che ognuno dei singoli starter decks, ognuna delle singole confezioni, contiene tre mazzi per giocare a Yu-Gi-Oh! Speed Duel. Lo starter deck Maestri del Destino, quello con Yugi in copertina, contiene tre mazzi per giocare a Yu-Gi-Oh! Speed Duel, nello specifico Yami Yugi, Maximilian Pegasus e Egizio Ishtar. Andiamo a vedere il contenuto di questi tre mazzettini, che sono più piccoli chiaramente rispetto ai mazzi classici di Yu-Gi-Oh! Trading Card Game. Abbiamo il campo da gioco, che chiaramente è leggermente diverso rispetto sempre a Yu-Gi-Oh! Gioco di carte collezionabili. Eccolo qua, il campo da gioco, e dietro il campo da gioco abbiamo le regole per imparare a giocare, per chi magari ancora non sa giocare, a Yu-Gi-Oh! Speed Duel. Entriamo quindi nel dettaglio del contenuto di questo starter deck, di questa confezione di starter deck, visto che ce ne sono ben tre. Tre carte, troviamo tre carte innanzitutto in versione ultra rara. Inquadriamo più da vicino per gustarsele meglio, e abbiamo carta magia, scheggia dell'avidità con il logo Speed Duel. Poi le mele d'oro, sempre con il logo Speed Duel, e Doppelganger. Le prime tre carte ultra rare di Yu-Gi-Oh! Speed Duel, che chiaramente già conosciamo nella loro versione classica di Yu-Gi-Oh! Trading Card Game. Partiamo con il mazzo di Yugi. Abbiamo l'apertura facilitata, andiamo a gustarci il contenuto, vediamolo carta per carta. Partiamo con la prima, la skill card, la carta abilità, potere dell'oscurità, carta abilità pescata dal destino, e terza carta abilità pescata finale. Abbiamo poi mago nero, immancabile nel mazzo Yugi, demone selvaggio,
Bambola Mortale, che troviamo in due coppie. Ragazza Maga Nera, Legione Demone Giullare, anche lui in due coppie. Il Mistico, doppio costo, Evocatore Drago Blu. Passiamo alle carte magia. Mille Coltelli, Pietra del Saggio, Attacco Mago Nero, Ririoku, Pupazzo da Tributo, Bacchetta Miracolosa, Carte Trappola, Spada Forza di Luce, Circolo del Mago, Disturbo Magico e i sette attrezzi del bandito. Questo è il mazzo di Yugi. Vediamo quello di Maximilian Pegasus, che di sicuro avrà i mitici mostri Toon al suo interno. E è un mondo Toon, la Skill Cards, la carta abilità di Pegasus, Scansione Mentale, Occhio del Millennio, la terza carta abilità. Le carte del mazzo: Bambola Mortale, Alligatore Toon simpaticissimo ed in due pair, Pappadragallo, Coniglio Oscuro, Stregone Mascherato Toon, lo troviamo in due coppie, Sirena Toon, Teschio Evocato Toon e non poteva mancare Abbandono. Carte magia, ovviamente Rito Illusione Nera per il nostro Abbandono, il mitico Foglio Illustrativo Toon, Ritorno Toon, Mondo Toon in due pair, Yami, Spada Vendicatrice, a chiudere le carte magia, le carte trappola, Difesa Toon, Giara della Cupidigia e Tornado Selvaggio. Passiamo quindi al nostro terzo Speed Duel Deck di Jitsu Ishtar, sicuramente un personaggio non famoso come i due precedenti, ma non per questo meno importante. E carte abilità: Preveggenza, Sorte di Custode di Tombe e Collana del Millennio, e già abbiamo intuito che tipo di mazzo è. Maledizione Custode di Tombe per le carte mostro, Lanciere Custode di Tombe in due coppie, Vassallo Custode di Tombe, Comandante Custode di Tombe, Cannoniere Custode di Tombe, Assalitore Custode di Tombe in due coppie, Sacerdotessa Custode di Tombe, anche lei in due coppie, Reclutatore Custode di Tombe, Sciamano Custode di Tombe, Oracolo Custode di Tombe e da MFC un Gatto della Sfortuna, una carta molto mitica per chi gioca dall'inizio di Yu-Gi-Oh! Trading Card Game, che fa subito il suo ingresso in Yu-Gi-Oh! Speed 2. Carte magia: Stele Custode di Tombe, Tempio Nascosto della Necrovalle, Benedizione di Sebek, Carte Trappola, Tributo Esplosivo, Rito dello Spirito e L'Occhio della Verità. A chiudere il primo starter deck Maestri del Destino, passiamo al secondo starter deck. Starter deck Duellanti di Domani per Yu-Gi-Oh! Speed Duel è lo starter con Kaiba in copertina, che contiene tre mazzi: il mazzo di Seto Kaiba, quello di Joy Weller e Mei Valentine. Andiamo a scoprirne quindi il contenuto di questo starter, di questa confezione di starter, visto che sono tre i mazzi che troviamo. Come per il mazzo con Yugi in copertina, Maestri del Destino, abbiamo i tre mazzettini da 20 carte ciascuno, le carte ultra rare e il campo con le regole di gioco. Non stiamo lì a guardare il campo, l'abbiamo già visto prima. Andiamo nel dettaglio a vedere le carte ultra rare che ci regala questo starter deck. Inquadratura più da vicino per gustarcele meglio. E abbiamo Vigilanza del Campione. Abbiamo Vigilanza del Campione, ultra rara, carta trappola. Un cancello della fusione, un bellissimo terreno, anche lui in versione ultra rara, e Villaggio Amazones, sempre in versione ultra rara. Passiamo a vedere i tre mazzi. Partiamo ovviamente con il mazzo di Seto Kaiba, che già immaginiamo quale tipologia di mazzo può avere, quali carte possiamo incontrare. Le carte abilità, le skill cards: abbiamo Picco nelle Prestazioni, Sfondamento e Richiama Draghi. Ogni mazzo Speed Duel ha tre skill cards. Poi, immancabile ovviamente, è il mazzo di Kaiba: Drago Bianco, Occhi Blu, Ascia da Guerra in due coppie, Ryu Kishin Potenziato, anche lui in due coppie,
Drago avido 2, signore DD in 2 coppie, Behemoth bifronte, Drago tiranno, Spirito Ryu e Kaiba Man, ovviamente nel mazzo di Kaiba ci sta tutto. Flauto evoca draghi, distruzione schiacciante, riduzione del costo, soffio esplosivo di distruzione, montagna, le carte trappola, teletrasportatore, rinascita del drago e disturba trappola per il nostro mazzo di Seto Kaiba. Vediamoci ora quello di Joy. Uscirono insieme il mazzo di Joy e il mazzo di Pegasus all'inizio, preceduti dal mazzo di Yugi, dal mazzo di Kaiba. Quindi ritroviamo i primi 4 starter di Yu-Gi-Oh! Gioco di carte collezionabili in questo Yu-Gi-Oh! Speed 2. Carte abilità, fermezza, ultimo azzardo e poliamicizzazione, nome un po' complicato. Le carte del mazzo con Drago Nero Occhi Rossi, Drago Meteora, Signore delle Fiamme, Masaki lo Sparaccino Leggendario, Spada dell'Alligatore, Cucciolo di Drago, il mitico Stregone del Tempo, Piccola Guardia Alata, Copiatore, il fantastico Copycat, Gerfield, il Cavaliere di Ferro, le carte magia, il 2x di polimerizzazione, Agnelli dispersi, Spada leggendaria, Sogen, Dado tifone e Dadi graziosi, carte trappola, ovviamente Dadi del teschio, Kunai con catena, Spirito occhi rossi e troviamo anche 3 mostri fusione, Sparaccino di fuoco, Drago millenario e Drago spada dell'alligatore. Passiamo al terzo mazzo della confezione con Seto Kaiba in copertina, il 6° dei primi mazzi Speed Duel Starter che Konami ci propone, quello di May Valentine, e abbiamo come carte abilità Strategia aromatica, Stormo di arpie e Sinergia tribale. Il mazzo con Lady Arpia 1, Lady Arpia 2, Lady Arpia 3, Sorelle Arpie, Maestra delle Catene Amazzones, Spadaccina Amazzones, Saggio Amazzones, Faccia da Uccello che troviamo in 2 coppie, Proiettile Sonico, le carte magia, Egotista Elegante in 2 coppie, Scintilla d'Estasi Triangolare, Cyber Scudo, Terreno di Caccia delle Arpie, Eredità Amazzones, le carte trappola, Imboscata Amazzone, Windstorm of Etaqua, Ombra degli Occhi e Tornado Selvaggio a chiudere il 6° ed ultimo mazzo di Yu-Gi-Oh! Speed Duel Starter Deck. Questo quindi il contenuto degli Starter Deck, il primo prodotto Yu-Gi-Oh! Speed Duel. A fine marzo usciranno le prime bustine dedicate a questa nuova modalità di gioco. Sarà Arena of Lost Souls, Arena delle Anime Perdute, la prima espansione di Yu-Gi-Oh! Speed Duel. Se siete curiosi e volete avere più informazioni a riguardo, su www.yugioh-car.com c'è un video tutorial dedicato. Su duelist.it, istituto di riferimento italiano, trovate i negozi dove potete andare a testare, a provare a giocare a Yu-Gi-Oh! Speed Duel. Noi vi proporremo poi un secondo video con il nostro Mini, il nostro Fabio, in cui entreremo più nel dettaglio di questo gioco, delle sue regole e anche del funzionamento di questi primi 6 starter deck. Nel frattempo potete lasciare il vostro feedback, il vostro commento a questo video se avete domande, proposte, qualsiasi cosa vi viene in mente su Yu-Gi-Oh! Speed Duel, scrivetelo nei commenti a questo video. E se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e io vi do appuntamento al prossimo video. Ci vediamo quindi alla prossima and goodbye!